città di parlare di cultura, di parlare di tradizioni, di parlare di storia, è un putpurrì di valori che vengono presentati alla città, all'Abruzzo, all'Italia e al mondo. Ma sulla giostra d'Europa mi piaceva soffermarmi in maniera particolare, perché è la vera grande innovazione che questa città negli anni ha saputo produrre e la rivisitazione che quest'anno si è voluta concentrare proprio sulla giostra d'Europa è la testimonianza di come questo evento in realtà, oltre ad una rievocazione vera e propria, che comunque lo è, insomma diventa una giostra storica, una gara e quello deve restare, diventa il vero cuore pulsante, cioè la vera prospettiva anche per il futuro di quella che possono essere le capacità attrattive di mettersi in rete di questa città e della sua capacità di fare cultura. E non a caso già oggi due delegazioni che ormai in maniera consueta arricchiscono la giostra d'Europa sono già gemellate con il comune di Sulmona e la terza è in corso di la procedura di gemellaggio e questa diciamo amicizia è nata proprio all'interno della giostra europea. Noi ci siamo conosciuti l'anno scorso con il capitano Brigliadori in occasione di San Marino della giostra europea dell'anno scorso ed è nata una bellissima amicizia istituzionale naturalmente che sta portando già dei frutti molto importanti. Costanza, Ovidiu sono altri elementi, quindi la giostra europea è quasi una giostra dei gemellaggi, è una giostra di rete tra le città ed è un modo per rendere veramente internazionale la nostra città come, e quindi esplorare tutta una serie di canali importantissimi per il rilancio dell'intera comunità cittadina quindi, e per lo sviluppo, quindi non solo dal punto di vista prettamente culturale, ma anche, e io direi anche soprattutto, su altri versanti.